Amici di Moto.it, ciao a tutti, siamo in Moto Morini con un grande successo di quest'anno, l'avete trovata già su Moto.it in esclusiva la Xscape 650, ma adesso con Alberto Monni, General Manager di Moto Morini, andiamo a scoprire due novità molto importanti, vero Alberto? Sì, le novità sono rappresentate dalla 6,5, che è una vera e propria famiglia che andiamo a creare. La ripresentiamo oggi in versione definitiva, dopo la prima edizione diciamo, presentata a EICMA 2019. E è una doppia declinazione di moto, una versione più stradale, che è la 6,5 STR, che ha le grafiche bianche molto sportiveggianti. Eccola, ti rubo la parola perché andiamo a vederle, passando davanti all'Xscape. Questa è una versione particolare, tra l'altro, questa versione, no? Questa è la versione full optional, quindi così come la vedete ha l'allestimento più completo, andrà aggiunto il paracoppa, che qui non è montato sulla moto, però sostanzialmente è la versione base, quindi con i cerchi a raggi, a cui sono stati aggiunti i tris di valigie posteriori in alluminio, le barre paramotore, le protezioni paramano e il windshield, quindi parabrezza maggiorato touring, sempre regolabile come nella versione di serie. Perfetto, completa per viaggiare, adesso ti seguo, andiamo a vedere le 6,5 nuove con Luca che intanto sta ultimando le immagini sulla Xscape equipaggiata come nasce, no? È una moto per l'uso a 360 gradi per i grandi viaggi e quindi puoi averla anche con le borse. Però adesso arriviamo davanti alle 6,5 di cui parlava Alberto, sono due versioni, partiamo dalla prima, bianca e nera. Esatto, questa ripeto è una vera e propria famiglia che andiamo a creare della 6,5. Questa è la versione STR, quindi con i cerchi in lega. All'anteriore entrambe le versioni, quindi anche questa monta il 18, serbatoio da 16 litri e una dinamica di guida comunque da moto naked. Vediamo la forcella Marzocchi, i freni Brembo, quindi c'è tanta qualità e la base meccanica. La forcella ti correggo perché sì. La forcella è Kayaba da 43 e anche posteriore, quindi però utilizziamo Marzocchi su questa perché non essendo una moto da fuoristrada abbiamo preferito diminuire anche la sezione, quindi siamo passati a 43. Comunque sempre componenti di qualità, no? Di marca. E il motore, mi sembra di riconoscere un motore che abbiamo appena apprezzato su Moto.it con la Xscape, no? Esattamente, il motore è identico a quello dell'Xscape, chiaramente cambia il terminale di scarico, ma non cambia nulla a livello di rapporti e potenza. Al suo fianco, sempre dopo la scritta 6,5 di Moto Morini, un nome storico per la casa, che adesso ha sede vicino a Pavia, no? Esatto, sì, siamo a Trivolzio, nella nostra sede curiamo tutto, quindi dall'inizio del progetto, parliamo quindi di estetica, design, posizionamento veicolo, fino alla messa in strada dei prototipi, quindi è una moto assolutamente italiana nel design, nell'ergonomia e nella dinamica di guida. E questo modello che stai guardando Luca, che differenza ha rispetto alla moto che si è appena presentato con i cerchi a razze? Allora, rispetto alla versione STR, questa che è la versione SCR, ha i cerchi in lega, sempre col 18 anteriore, parafango alto e una serie di accessori tra cui cupolino e paratie estetiche gommate sul serbatoio. Chiaramente nel retrotreno è molto più carenata in linea con la tipologia scrambler. Grazie Alberto, vediamo se sai dirci anche il prezzo e la disponibilità. Il prezzo forse è una domanda birichina, Luca? Prezzo non è ancora dichiarato, non è ancora ufficializzato. Chiaramente sarà in linea con quello che è il prezzo attuale dell'Xscape. Disponibilità seconda metà del 2022. Perfetto, ragazzi è tutto, venite a vedere Moto Morini qui a EICMA. In che padiglione siamo? Ricordiamolo agli amici a casa. Padiglione 22. Grazie Alberto e ci vediamo al prossimo stand su moto.it qua da EICMA. Grazie.